Teresa, me quella roba che vanno a solo alla seconda casa dei carcassi, perché i cade domandano scusa, perché che fa l'onda della carra, sì, che ha mandato gli sms segreti col mio telefonino, a me, ada, me è nervoso, sa che mi piace mia guida, ma poi dopo, pudì e mia vinda solo se compia. Dei spanei, se renzamolè, no. Bonà alla casa della villeggiatura! Ah! Il salto c'è che non... Finalmente! Ecco, quel cappello, che è finito! Come, partire o no? Sì, dai, per una volta che ti ha portato di fare una girata. Ah, siete per belte, dai, messo le cinture, le porca gallina, che ti siete smette che sempre di mitile e di pensare le multe, no? Come se mette quel barbai che non che il barbai lì si mette le orecchie, ma dai, Teresa de Brando, che devi mitile in due, se il mellè, no? Finalmente sono riaite in uno e tre quarti strada che visca traffico che era. Dai, din la via, sono riaci a Roden Saia. No, Rodengo Saiano, no, te chiede di na a Soiano, Soia del Garda. Ma era il mio Roden Saia? No, Soiano del Garda, sento un'altra banda. Anche i febbrai sbaglia, dai, sbaglia anche i febbrai, dai, tira però la cartina delle paghe. Calmo, vero, dammi calmo, la cartina. Calmo, respira, fa la pausa. Dai, senti la cartina e tenta beffa il caffè. Ado, può portate il termos, ado che bel. Oh, meno male che portate il termos, oh. Ecco. Mamma mia, che silicio. Che fe? Ma che schifo! Ma famiglia schifo il tu, famiglia! Ma c'era mia che pega tocchè Teresa! Cos'è il? Che tocchè le dam? Nino Manfredi! Ma tu, ha fatto la cartina anche a me il caffè, che? Ecco, ecco Teresa, no alter son che? E grazie a che, oppure un bel tocchè, per fortuna che sono partiti ai quattro in anticipo, perché sennò che eri un po', però adesso sono entrato. Oh, è cambiato il tank, che sono partito col sur e Nigol. Certo. E tre ore e mezza che girò, di che un po' rionca il fiocco. Un'altra volta ti guidi a te perché ti sei più bravo, né? La maestra. Sì, se fai la patente, sarei a Messico, mi caro. Ah, in Messico? Sì. In Messico? Sì. Ma te paghi me il biglietto sulla andata? Paga, se è la prima volta che ti appiccia nella tua vita. Capazza, sei sempre capazza? Certo, te l'ho sempre detto. Ma potevi dirmi prima? Ma te l'ho sempre detto che te capisci niente, sei sordo o surdo. Ma perché dimmi qui l'apparecchio? Sì. Che il giusto, che il devi accorsi. Ma sì. Vabbè, allora su una schissa, dai, che sono anche in ritardo. Ah, sì. No. Ma sì, Giacchè, ma sì in anticipo, le troppo presto. Mi fa in giro.
Andate a Sirmione, a Riva del Garda, fin giro. No, 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 è troppo presto. Ma no, su manche strade. È oltre un ore e mezzo che girom. Ho dopo tante strade, scritta rele. Le andate fino a Manerbe e sono rialce fino a che, dai, non. No. No, stonché, sono rialce. Non sono pronto coi piatti. Ma il vete me a preparare, il vete me. Sura, sono i piatti dello chef che devo preparare. E per farlo ci vuole tempo, studio e consapevolezza esperienziale. Cosa che ha detto? Oh, lui le cerca passa perché non altro lascio campanello con bisca passa, no? Oh, guarda che non altro somiglia, ma io devo vedere quanta roba che è. Galbì, il salam, e poi abbiamo anche il pa, con tutto. E dulcis in forno, e anche i dolci fai dalla signora Teresa che è presente. Tutto rigorosamente acquistato al discount. Allora Teresa, sei anche il Marda che... Ma quale mare? Quello lì è il lago di Garda. Che la geografia, eh? Mare, o là, sei per acqua, no? Quello. Certo che avete portato il brutto tempo, eh? No, Arde, ho portato il vi. È bel salame, guarda che belle, proprio nostra, eh? Teresa, di a tuo marito di non cominciare, eh? Altrimenti... Che bella, che anche la turta, eh? Si pranza all'aperto. A breve lo chef Attilio ci porterà gli antipasti. Muoversi! Ma, te Teresa, prima fa la sicurezza, e poi vuol fare le pulizie, adesso fa il cogo. No, il cogo no. Lo chef, che il Pemvalto. Pemvalto, due. E questo sarebbe l'antipasto. Nouvelle cuisine, preparati da chef Attilio. La scusa, signora, mele stamattina le sì che sono pe. Con la pancia che tocco a terra, che hai bisogno del voto de pe senta schius, per esempio... Una bella pasta asciutta col sugo, col ragù, magari una bella bistecca di calma, una salamina rustita, magari prima anche una minestrina sporca e dopo tre donzene di caso sei, fai col burro, il parmigiano e il reggiano, no? Che roba che è? Certo, Teresa, che tuo marito non conosce le semplici regole di quando si viene invitati a pranzo, eh? Scusa Carlo, vabbè tutto. Ma chi mi da domanda scusa per la questione dei messaggi dal telefonino del meom? Chef Attilio, chiedere scusa. Allora, sì, ho sbagliato io. Ho chiesto io il cellulare al signor Bricchetti, ma pensavo che scrivendo ciao amore, mia moglie capisse che ero io. Chef Attilio, pensare prima di parlare o mandare messaggini. Essendo messaggi segreti, come dicevo Walter, le M e le S, il signor Carlo ha capito male perché me... Ah, io avrei capito male? Certo che l'ha capito male, me l'ha mai chiamato Topolina, semmai... Non si azzardi! La son perder te! Tutto è bene quel che finisce bene. Dai, fumo un brindisi e pace. Sì, pace, panzeri e pila. Avesse stato. Libiamo negli calici che la bellezza infiora. Cantante lirico, attore di prosa. Quella vendemmia che sgorgò dal cerro, dal masso, codò la fonte caltro d'alto ferro. Basta Sergio, abbiamo capito, gon capito. Sì, ma perché mi rompe sempre tutte le volte che sto a recitare? E se chi era questo? Se chi era? Chi era? Chi? E se chi era? Chi? L'era la... Cardarelli? Dante? No, Foscolo? No. Ma no! Omero? Ma che entra Omero? Coso là? Trilussa? No, che le fa Romanesco, no? Ah, che entra sì, mia? L'altro è come se mai Cantucci. Ma no, i Cantucci si mangia, Teresa. Se mai Carducci. Manzoni, che ha scritto anche Tamo Pio Povero. Manzoni, sì. Che portale anche al Pascol. Ah, sì, Pascoli. Gianni Pascoli, ecco. La Teresa ha indovinato. Chef, vai a prendere l'aperitivo che hai preparato questa mattina. Mi sono dimenticato completamente dell'aperitivo. Adesso cosa faccio? Vino in frigo, che niente. Riempiamo una terrina con acqua. Metto
un po' d'aceto, pepe, sale, origano, un po' di zenzero, un po' di curcuma. Assaggiamo. Sa di niente, manca l'alcol. Cassetta della farmacia, Ardon. Ecco, Cerotti, Garze, no, questo mi interessa mia. Ah, questo è alcolico, speri. No! E adesso? Che fuori? E allora, chef? Ed ecco, signori, l'aperitivo dello chef. Oh, finalmente c'è per brindare. Poco, sa, mi sono viene duro. Tasti appena un po' torfidisce a te. Allora, in alto i calici! E bu! Mi pare che liga la lingua, Tom. Beh, dai. Forse che è questo, beo anche questo, dai, già che sono tre. Abbiamo capito. Ma Sergio, cos'è che? Dimmi a me cosa te che. Parrebbe un linguaggio arcaico. Ma da uomo delle caverne piuttosto. Sprechen Deutsch. Parlez-vous français? Do you speak English? Attilio, vai qui in parte dal dottor Fagiani, dille di venire subito perché è un'urgenza. Dimmi, non trova subito l'ambulanza. Sergio, dimmi come te stai, come te si sente, dimmi. Scusa, Sergio, vedi che finito. Cosa succede qui? Dottor, il mio uomo si è mettito a parlare una lingua forestiera. Dottore, è successo tutto all'improvviso. Ha assunto qualche farmaco? Ha mangiato o bevuto qualcosa di strano? Solo l'aperitivo dello chef che ho preparato io. Sono chef. Di quali sostanze è composta questa bevanda? Ma zenzero, curcuma! E questa boccetta che è ancora nella terrina? M'è caduta dentro. Lidocaina concentrata, uso esclusivo per dentisti. Volevo dargli un po' di sapore. La lidocaina è un potente anestetico. Il paziente, quando lo assume, non riesce più a parlare. Ha la lingua atrofizzata. Dottor, è grave? No, sicuramente. Però somministriamogli del caffè, ma molto caffè, per contrastare gli effetti del farmaco. Ecco, subito. Sergio, quanti ne hai chiesti? Tre. E questi quattro qua c'è. E questi? Ma guarda! Questa male il mio uomo. Me credo al Montados, me credo a te. Una notizia dell'ultima ora. Brescia crolla in via La Marmora una palazzina di 3 piani. Per fortuna nessun ferito. Trattasi di cedimento strutturale. La mia casa! Risultano ancora non raggiungibili i coniugi Bricchetti. Se qualcuno avesse notizie dei due anziani, si prega di telefonare qui in redazione o alle forze di polizia. Ed ora lo sport. Ecco, te l'hai chiamata, eh? Me crollo te, te l'hai crollata, io l'hai riata. Certo, è sempre colpa mia. Sì che è colpa tua. Pronto, pulizia? Sì,
Su, e coniuge Brichetti, quel che si trova via, sì, quello che non si trova. No, 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 che il palazzo che è crollato. Cosa che ha detto? Cosa che ha detto? E sa niente. Ma se era parlato tutta la televisione, volevo dirle che non siamo dispersi, no, sono mia dispersi. Insomma, a casa Capazza, sì, che capi bene, sì, e che anche la mia sposa. Che roba? No, sono mia, Bressa, insomma, a Rodengo Saiano. Ma guardi che siamo a Soiano del Lago. E Rodengo Soiano, che era di... Ma, mi domanda perché parli, sì, ma sì, certo, le state il coco che mi ha avvelenato. Chef! Sì, chef, o mia chef, che comunque ha il che passa il dottore, state, sta che lì, è sempre mia. Passa il dottore. Pronto? Sono il dottor Fagiani. Pronto? Pronto? Hanno riattaccato. Dottor, è un po' di caffè che ne è restato in gosso. Che grazie, dopo lui, le grazie, buono, molto gentile. È 100% arabica. Ah, ottimo. E più dalla casa. E pensate che gli era appena comprato il fer de stir. Ma non è il suo motivo, il suo perché. Che roba. Quando si vinisce a casa me, il te molto, te e il Tom, gli sbatti la porta in sede Elena, che si è compromessi la struttura del palazzo, e l'è credata addirittura al palazzo. Ah, ma per me io sono a casa a sbattere la porta, eh. Ah, no? Ah, no? E allora sì, cosa mi dice a Walter Touch? Cosa? Prova. Mia fa benedì Touch, e chi va a mettere sulle braghe stamattina?